Amici di InterTV.it, bentornati da Michele Borrelli alle video news con la giornata di mercato, ancora notizie sui ruoli principali eh, che sposteranno un po' così i valori nella rosa dell'Inter. Intanto l'Inter non farà l'Europa League, ormai è ufficiale, quindi questo influirà anche sulla composizione dell'intera rosa, al massimo 22, 23, 24 giocatori, 25 la lista da consegnare alla FIGC, a parte gli under 21, ma diciamo che Mancini potrà ridurre di più e puntare alla qualità non dovendo andare per forza in quantità l'inter che farà una competizione come il campionato 38 tappe la coppa italia che entrerà in corsa in scena da gennaio con gli ottavi di finale perché l'inter è arrivato ottava quindi è testa di serie per quanto riguarda la difesa per miranda ci sono delle novità noi avevamo già anticipato ieri che ci possono essere eh, diverse modalità di acquisto per, soprattutto per quanto riguarda eh, naturalmente il cartellino c'è una cifra iniziale come è stato per Shaqiri, come è stato per Medel come è stato per Brozovic per poi finire il pagamento o l'anno prossimo o in più rate, questo permetterebbe all'Inter di essere più forte a livello di liquidità per l'acquisto del centrocampista o anche perché no dell'attaccante gli attaccanti che come sempre diciamo saranno due un esterno, seconda punta e un attaccante che possa essere anche alternativa ai cardi c'è stato l'incontro per eh, zucanovic e schelotto non si è trovato ancora l'accordo con il chievo il chievo che vuole un qualcosa in più rispetto al valore dello scambio alla pari dei due giocatori l'inter naturalmente vorrebbe diciamo al massimo fare lo scambio alla pari o comunque quasi alla pari e quindi per ora si registra ancora un mancato accordo per quanto riguarda eh, Zukanovic. Per quanto riguarda la coppia centrale, lo stesso Murillo dopo la grande prestazione contro il Brasile, parla ancora una volta da interista, l'aveva fatto più volte. Miranda eh, così fa capire che eh, la destinazione è gradita, anche se dice al momento ho ancora un anno di contratto. Ma. L'accordo con il giocatore c'è adesso. Bisognerà capire anche se l'ufficialità può arrivare alla fine della Coppa America dopo l'eliminazione del Brasile, o magari dal primo luglio. Ricordiamo che il bilancio delle squadre di calcio, quasi tutte, compresa l'Inter, si chiude al 30 giugno. Quindi è solo una questione di dettagli per quanto riguarda la nuova coppia centrale: Miranda, Murillo. Per quanto riguarda i giocatori in uscita e in difesa, la situazione per ora è ancora in stand-by. Ancora non arriva l'ufficialità del rinnovo di Ranocchia che però necessariamente deve arrivare in questi giorni perché il 30 giugno gli scade il contratto. Per quanto riguarda il centrocampo, eh, continua la lotta con non solo il Milan, l abbiamo detto per Kondogbia è veramente uno scontro aperto tra tante squadre perché eh, non solo l'Arsenal, ma anche altre squadre europee, soprattutto in Spagna, sono 24 ore che si insiste sulla pista Kondogbia per le big di Spagna vedremo se eh, la cena eh, di ieri tra Galliani e eh, l'entourage del giocatore porterà dei frutti e se l'Inter si sta definitivamente orienta orientando su Imbulà o meno. In queste ore, anche perché per Imbulà e l'Olympique Marsiglia eh, la chiusura arriverà a breve, perché per loro è il contrario del discorso che facciamo per Miranda, cioè vogliono mettere a bilancio la cessione di Imbulà Entro giugno e quindi eh, l'inter alla fine deve scegliere. La sensazione è che se verrà risparmiata: qualcosa, verrà risparmiato: eh, qualcosina su, per quanto riguarda la cifra del centrocampista, non è detto che non possono non possano arrivarne due, soprattutto se eh, diciamo sul mercato in uscita dei centrocampisti, l'Inter riuscirà a fare ancora diverse operazioni naturalmente non parliamo solo di quelle di contorno può partire Obi, può partire Kuzmanovic eh, ma anche almeno uno tra Guarin, Hernanes e eh, purtroppo lo stesso Mateo Kovacic potrebbero tornare sul mercato dopo aver fatto determinate operazioni diciamo che se si va a vedere anche tecnicamente il centrocampo Guarin Imbulà, Kovacic eh, sembra eh, così non eh, al massimo così dell'armonia per quanto riguarda i giocatori che si inseriscono quelli che mantengono la posizione già con Brozovic è diverso però se gioca Brozovic al posto di uno tra Guarin e Kovacic si capisce che l'Inter potrebbe eh, monetizzare è importante anche la valutazione dell'allenatore l'abbiamo detto mille volte e quindi si capirà a seconda che sia con Dogbia o a seconda che sia in Bulà quella che è la configurazione migliore per il centrocampo dell'Inter. Naturalmente non è solo un discorso di scelta, eh, perché eh, anche l'ingaggio fa parte del discorso. Il giocatore eh, del Monaco partirebbe da una richiesta molto alta, si va sui 3 milioni e mezzo, addirittura anche a salire, e quindi nell'Inter creerebbe abbastanza così degli, eh, delle variazioni all'interno de de dello spogliatoio, perché capiamo... Che ci sono degli equilibri e quindi bisogna anche stare attenti. Mentre un giocatore di 22 anni che entra nello spogliatoio di un Real Madrid, di un Barcellona con 3 milioni e mezzo, 4 milioni, può passare inosservato nello spogliatoio dell'Inter. Se hai i cardi che adesso ha stabilito, ha così eh, è, mh, eh, ridiscusso il nuovo contratto, sappiamo tra Vidic, Hernández, Guarin si è sulla linea dei 3 milioni. Arriva un, gio un giocatore giovane di 22 anni. Prende molto di più, sono discorsi, discorsi delicati che poi vanno a influire anche eh, sul eh, bilancio, quindi da tutti questi fattori verrà fuori la scelta tra Imbulà e Condogbia, se arriva Imbulà c'è ancora la possibilità di arrivare un altro centrocampista che naturalmente può essere o Tiago Motto o Felipe Melo, ad oggi Felipe Melo. Più che Tiago Motta perché dal Paris Saint Germain ancora non si sblocca la situazione. E tra l'altro ci sarebbe l'Atletico Madrid disposto ad accontentare in pieno eh, il giocatore. Eh, quindi vediamo eh, come si evolverà la situazione nelle prossime ore. Sono queste le ore in cui si, si deciderà molto. Sono queste le ore in cui Salà eh, stesso deve dare una risposta alla Fiorentina eh, perché lui all'ultima parola è cambiato l'allenatore. Potrebbe essere un appiglio per Salà per dire. Cambio così idea o cambio progetto naturalmente se non rimane alla Fiorentina sono tante le squadre interessate non solo in Premier ma anche il Milan e l'Inter il Milan che non ha visto il ritiro dell'Inter su Condogbia e così prova a fare azioni di disturbo anche su altri fronti naturalmente non solo Salah. Ma anche lo stesso Jovetic, che è da sempre l'obiettivo principale dell'Inter, quindi vedremo come continuerà questo derby di mercato. Su Miranda, Inter ormai addirittura in d'arrivo, su Condobia eh, Milan ad oggi favorito, anche se eh, bisogna vedere col passare delle ore se l'Inter ha voglia e forza per rilanciare. In attacco, eh, Jovetic più di Salah all'Inter, anche se, eh, se il giocatore. Del Chelsea non dovesse rimanere alla Fiorentina Si potrebbero riaprire anche In avanti i discorsi Per chiudere con le operazioni di contorno Arriva all'Inter già anticipato a gennaio Poi visite mediche a marzo Ma eh, così concretizzazione dell'affare In questo mercato estivo Tilo Kerrer che è un giocatore giovanissimo Molto promettente dello Schalke 04 Difensore classe 96 Un giocatore che lo Schalke non avrebbe voluto perdere Un giocatore che però va all'Inter eh, Non giocherà sempre con la primavera, perché ricordiamo quest'anno con la primavera si parla dei classe 97, un 96 sarebbe già un fuori quota. Certo, potrebbe trovare la primavera utile anche per una fase di ambientamento, però se il giocatore è valido potrebbe durante la stagione fare già il salto in prima squadra. Questi sono tutti gli aggiornamenti della giornata per il mercato di oggi. È tutto, arrivederci nelle prossime ore con tutte le trasmissioni e gli aggiornamenti di intertv.it.